Ciao bella gente, come andiamo? Allora, oggi qui giornata tranquilla. Sono andato a portare mia madre a fare una visita di controllo. Oggi abbiamo portato fuori la mamma a fare la visitina di controllo, così almeno. Fortunatamente sta bene tutto quanto. Fortunatamente a 70 anni ha una buona densità ossea e il dottore ha detto che non ci sono complicazioni a livello di guarigione, quindi la frattura che aveva si sta rigenerando bene, ormai è passato più di un mese. È anche per questo che mi vedete ancora nella città dove abitano i miei genitori, dove sono nato. Sai, purtroppo io sono fatto così, io non riesco a mollare i miei genitori che hanno 70 lei e 71 lui, non riesco a mollarli lì così perché li ho visti che sono un po' in difficoltà. Quindi i posti che vi sto facendo vedere sono comunque vicini alla città di Milano perché, vabbè, sai, sono fatto così, io non riesco a prendere, andare via, mollare le persone lì così, poi voglio dire mio padre e mia madre, ci sono solo quelli i genitori, no? I genitori sono quelli, altri non ne hai, con i loro pregi, con i loro difetti, con tante cose. Di conseguenza, sai, è vero che ci sono volte in cui direi prendo, me ne vado, piglio, vado, faccio, dici perché giustamente le discussioni, come vi sarà capitato anche a voi, poi magari molti di voi vorrebbero fare full timer. Io quando gliel'ho detto ai miei genitori, non, cioè, ci sono rimasti un po' così, li sentivo anche quando ero a Palma, a Maiorca, gli ho detto qualche giorno vedrete. Mi vedrete tornare verso l'Italia e mi vedrete dentro un camper perché ce l'avevo già in testa. Inutile. Io sono fatto così, sono libro aperto. Se ho una cosa dentro la devo dire perché sennò è come se io mento mi vedi perché sono fatto così, sono sempre stato fatto così, fin da bambino. Quando gliel'ho detto, hanno cominciato a pensare, oh mamma, ecco qua, nostro figlio diventa un disadattato, uno zingaro, un rom, qualcosa del genere, perché giustamente, sai, molte persone che hanno i capelli bianchi oggi hanno fatto sacrifici nella vita per farsi una famiglia, tanto di cappello, quando c'era tanto lavoro e tutto, hanno fatto cose che hanno fatto grandi sacrifici, come ho già detto. Sono riusciti con il lavoro, con la sofferenza, con ingoiare, mandare giù cose, a tirare su figli, una casa con un mutuo, facendo uno un operaio specializzato, mia madre ha sempre fatto la bidella all'asilo, mio padre faceva fresa, tornio, rettifica, mi ha dato l'impronta a me quando avevo 15 anni di fare questo tipo di lavoro, il lavoro che ho fatto per tanti anni, il metalmeccanico. Parlando di lavoro, appunto, Lombardia c'è meno lavoro che in Emilia-Romagna per i metalmeccanici. Questo lo dico per magari qualcuno di voi è un metalmeccanico a casa, sai, giustamente è difficile trovare lavoro al giorno d'oggi. Poi oggi a 43 anni, la mia età attuale, sono del 74, vi dico che oggi le aziende ti dicono: ma lei quanti anni ha? 43 anni. Ah, è vecchio. Boh, io me ne sento 12 addosso. Comunque, vabbè. Vi dico, se siete metalmeccanici e non avete lavoro, zona di Bologna, zona di Ferrara, a me sembra che a Ferrara ce ne sia di più, però Bologna è più grande, probabilmente ci sono più possibilità. Sai, oggi come oggi, sapere, avere un'informazione come questa, forse per qualcuno, almeno per me, stava facendo la differenza in quell'azienda dove ho fatto 4 ore. Vabbè, poi è andata come è andata, se avete visto i video,
non è andata bene, nel senso che è arrivato la 1, mi ha detto che non pagavano, ho detto vabbè, togliamo le tende al volo. Però comunque ci sono tantissime offerte per gli operatori CNC. Io ho fatto tanto disegnatore meccanico, non ho fatto tanto operatore CNC, ho lavorato sulle frese in manuale col visualizzatore, quelle senza visualizzatore dove si usavano i manettini col nonio. Sicuramente chi è del mestiere o comunque chi ha una minima infarinatura mi può capire bene. La voglia di andare c'è, di tornare in quella meravigliosa regione. Ho sentito qualche palermitano tra di voi che guardate questi video, qualche palermitano che saluto e mi ha detto: quando vieni in Sicilia, vieni, passa di qua, con tutto il cuore, con tutto il cuore. Sicilia è meravigliosa, i siciliani sono gente spassosa, ti fanno ridere, ti pisci addosso dalle risate. Sicilia è lontana, da Milano sono, non so, sono 1500 km, giustamente, faccio prima mettere, mi sa, il camper su un traghetto, andare giù a Genova, fare una traghettata, o magari da Venezia, andare giù per l'Adriatico, mi sa che mi costa meno a livello di gasolio con nonno camper, che fai 13, se vai piano a 60-70 fai 13, perché ho fatto i conti con più o meno... a livello spannometrico, conti a livello spannometrico, non parliamo di conti precisi, non ho un dispositivo che mi permette di sapere esattamente a più o meno 500 metri quanto consuma un nono camper. Ho fatto due conti, ho visto che più o meno faceva i 13, però devi andare a 65, 65, 70. L'altro giorno, ieri ho visto... sentito, ho messo dentro il carburante, ho fatto, cos'era, 25 euro, 17 litri, ho sentito un netto miglioramento, cioè faceva fatica ad arrivare a 80 all'ora, comunque dovevi farlo andare, dovevi far aprire un po' il motore, io lo faccio sempre con delicatezza perché ha 28 anni, non voglio assolutamente rovinarlo. Ho visto con questo additivo che sto aggiungendo, ho visto che il motore va meglio, va molto meglio, sale bene di giri, mantiene il minimo, ho visto un pochino che a volte fa un pelino di fatica a partire, però come mi ha scritto Andrea Fulltimer e come altri mi hanno consigliato, ho tirato l'aria, e il motore parte con l'aria tirata. Io la tiravo a metà, probabilmente non sempre ho avuto macchine piccoline, Lancia Y, la Fiestina, la Fiat Uno avevo, sempre avuto macchine piccoline a benzina e mai avuto macchinoni giganti, ho avuto la 126, divertentissima la 126. Che dire, comunque vi volevo dire una cosa. Voglio dire una cosa che è successa, se voi ricordate quel video dove venivo fuori dalla fiamma del gas e facevo buongiorno, come va, c'ho una fame che mi mangerei di tutto, quel mangiamo qualcosa che ho fatto, pubblicato un po' di tempo fa, erano arrivati dei ragazzi arabi che mi hanno chiesto una chiave fissa perché dovevano fare dei lavori, dovevano smanettare di qui, di là, di su e di giù. Me l'hanno riportata la chiave e mi hanno ringraziato. Io inaspettatamente ho ricevuto, tra virgolette, un regalo, che però io non ho voluto fosse un regalo. Mi hanno portato una borsa che c'era dentro 12 kg di frutta, ananas, kiwi, e non frutta marcia, ragazzi, banane col bollino blu, e sappiamo benissimo che banane sono, proprio quel bollino blu. Se ha il bollino blu, BBB e BBB, vi ricordate la pubblicità? E io gli ho detto, ma, cioè, mi sono passato una chiave e mi porti tutta sta roba. Ma no, non ti preoccupare, dai, cosa vuoi, saranno 10 euro di roba. E faccio, cavolo, 10 euro di roba, 12 kg di frutta, 10 euro di roba, forse per lui che magari la compra a livello di fornitore. Insomma, io ho insistito, gli ho voluto dare 5 euro, perché per me non era giusto che lui faceva la fatica di portare la frutta, di portarla qui e regalarmela. Cioè, l'ho ringraziato 3-4 volte in 3-4 minuti
di colloquio quando mi ha messo in mano questa borsa, c'era dentro banane, ci sono dentro banane, c'è dentro un grosso ananas, bello anche, non è frutta marcia. 2 kg di kiwi, 4 kg di arance, le banane, quelle che vi ho appena detto, sia quelle col bollino blu che altre banane che sembrano comunque buone. Sono dentro anche zucchine, una testa d'aglio grossa così, con gli spicchioni quelli grossi che io ho, spaghettaro, spaghetti all'aglio olio alla grande. Per dirvi che sono fortunato, può darsi. Sono una persona normale, ragazzi, io sono una persona assolutamente normale. Tante volte faccio lo stupido per farvi ridere, quando faccio il romagnolo, sono cose che tornano. Come vi ho detto, a me tanta gente mi tende la mano, anche gente che non mi conosce o gente che mi conosce da poco, perché, E secondo me, io vedo anche le persone che magari tante volte non hanno il coraggio di esprimere la loro bontà, per vergogna. E io li capisco anche perché quando avevo 17-18 anni ero un po' timido anch'io, poi vabbè, nel tempo. La vita, le esperienze, si cambia nel tempo, ragazzi, si cambia. Io dico a tutte queste persone, a tutti così in genere, dico, quando potete aiutare qualcuno, aiutatelo, ma fatelo in maniera naturale, non metteteci forzature, aiutate le persone che secondo voi hanno bisogno. Ci sarà un grande ritorno che vi lascerà a bocca aperta. Questo, sì, questa è una cosa bellissima. Tante volte, come dicevo, le persone che magari sono un po' timide, fanno fatica a aiutare gli altri perché si vergognano. Non vergognatevi, aprite il vostro cuore, sorridete, dategli qualcosa di vostro. Vedrete che ci guadagnerete sempre voi, ma non... fatelo così, provate. Ciao ragazzi, vi do una buona serata, buon appetito, quello che volete, mangiatevi due spaghi a salute nostra, bevete qualcosa, che ne so, che vedevo di, non so fare il romano, non so fare neanche il romagnolo, ma mi sto allenando, Ciao ragazzuoli, un bacione.